Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. Scende il numero dei tamponi positivi sul territorio regionale, ma perché ieri sono stati eseguiti meno tamponi. Preoccupa in Veneto il dato relativo ai numeri delle vittime provocate dal Covid, 33 nelle ultime 24 ore. In crescita anche i ricoveri, ma sentiamo il bollettino. Mentre si parla di Green Pass e obblighi vaccinali, il Covid continua la sua corsa, inarrestabile. Il report di venerdì 7 gennaio riporta 33 vittime in Veneto in 24 ore. Sale in maniera esponenziale il numero dei ricoverati in un giorno, che arriva a 150 pazienti in più nei reparti ordinari e 3 in più in terapia intensiva. I pazienti ricoverati per il Covid in Veneto sono 1.680. In area non critica sono 1.475 i pazienti ricoverati, mentre nelle terapie intensive sono 205. Il numero dei positivi rispetto al dato precedente, che era superiore ai 18.000 casi, scende drasticamente a 6.846 nuovi positivi, dato compatibile con il minor numero di tamponi eseguiti. In Veneto sono circa 150.000 gli over 50 non ancora vaccinati contro il Covid. Questi cittadini da oggi hanno l'accesso diretto senza prenotazione in tutti i centri vaccini del Veneto, in modo che possano mettersi in regola con l'obbligo vaccinale previsto dal nuovo decreto del governo Draghi. E in Veneto Open Day domenica 9 gennaio per la vaccinazione dei bambini contro il Covid. Il 16 dicembre è iniziata a livello nazionale la campagna vaccinale rivolta ai piccoli dai 5 agli 11 anni. La Direzione Prevenzione della Regione Veneto comunica quanto segue. In base all'evidenza scientifica, la vaccinazione contro il Covid è sicura nei bambini e negli adolescenti ed è fondamentale in quanto essi possono ammalarsi anche in modo grave, con possibile ospedalizzazione e complicanze, seppur in maniera meno frequente e meno severa rispetto agli adulti. La vaccinazione, infatti, dice il Dipartimento, riduce il rischio di contrarre la malattia in forma grave e previene inoltre la trasmissione di Covid-19 alle altre persone, compresi i familiari e compagni di scuola, contribuendo a rendere più sicura la frequenza dell'ambiente familiare, scolastico e di altri ambienti ricreativi. Al fine di rafforzare il messaggio di prevenzione in un modo piacevole e divertente, ideato un progetto pensato per i più piccoli che si recheranno ai centri vaccinali del Veneto. Un percorso semplice e divertente per aiutarli a sentirsi rassicurati, ma anche per far trascorrere loro in modo piacevole e istruttivo il tempo dell'attesa. E ci sono nuove regole per la richiesta del tampone per quel che riguarda l'ULS 6 Euganea. Dal 12 gennaio accesso solo su prenotazione. E allora vi diamo tutte le indicazioni. Per organizzare al meglio le attese e rendere più agevole il servizio ai cittadini, da mercoledì 12 gennaio l'accesso ai punti tampone dell'azienda ULS 6 Euganea sarà possibile solo previa prenotazione sul sito www.auls6.veneto.it alla pagina dedicata ai tamponi. Una volta scelta la sede, si apre un calendario in cui il cittadino può scegliere la prima data utile. Per prenotare l'utente deve inserire i suoi dati, il codice dell'impegnativa. Si tratta di 15 caratteri alfanumerici indicati sotto il codice a barre posizionato in alto a destra. A conclusione della prenotazione, il cittadino visualizza una pagina riassuntiva di conferma dell'appuntamento, con la possibilità di modificare la data o disdirlo. In contemporanea, le stesse informazioni vengono inviate alla sua email o via SMS. I medici e i pediatri di famiglia che prescrivono i tamponi per i propri assistiti sono stati informati della nuova organizzazione. Si precisa che la prenotazione non si applica ai tamponi di screening e sorveglianza delle scuole, la cui programmazione resta in capo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e alla direzione della scuola, come già consolidato nei mesi precedenti.
Dal 12 gennaio non sarà più possibile eseguire tamponi senza impegnativa e in libero accesso anche per i soggetti di età minore di 12 anni, come invece avveniva in precedenza. Il tampone molecolare non è più necessario per confermare una positività al tampone rapido eseguito presso le sedi aziendali o presso i medici di famiglia o pediatri. Il giorno dell'appuntamento si deve avere a disposizione la tessera sanitaria, il promemoria impegnativa del medico prescrittore e la mail o l'SMS con evidenza della prenotazione. Restiamo ancora su questo argomento e resta ancora il nodo della riapertura delle scuole. Al momento non ci sono delle novità e le classi saranno aperte da lunedì, ma circa 1500 dirigenti hanno sottoscritto un appello al governo chiedendo di posticipare le lezioni in presenza. La situazione è descritta problematica perché permane il rischio contagio elevato per gli alunni che poi possono portare il Covid a casa e inoltre molti insegnanti sono assenti perché malati. Adesso cambiamo completamente argomento e torniamo a parlare di noi, torniamo a parlare di Telecittà e delle reti televisive locali che come Telecittà sono state escluse. Parliamo dello scenario che si prospetta per molte emittenti televisivi di chiudere le trasmissioni il prossimo 15 marzo. Vi stiamo tenendo aggiornati in questi giorni su quello che sta accadendo in Veneto e su quello che ci aspetta, ovvero la chiusura di Telecittà e di altre reti locali come Caffè TV 24, Company TV, Canale 68 e tante altre. Il ruolo della TV locale è fondamentale nel territorio e non si può cancellare in un attimo. Sentiamo la reazione di alcuni telespettatori, alcuni di voi che ci stanno seguendo, che hanno chiamato in diretta e sono solo alcuni. Servizio. Guarda, fanno delle cose che si mettono la mano sul cuore, quelli che vogliono fare quel lavoro che vogliono fare, che si mettono la mano sul cuore. Che noi, anziani che siamo sempre a casa, Radio Telecittà, ci fa tanta compagnia. Se va via Telecittà, noi non abbiamo più niente da vedere, non abbiamo più niente da ascoltare. E siamo molto, molto delusi. Ci sono case di riposo, ci sono persone sole in casa, ci sono persone che ascoltano la musica perché è un modo di vivere ed è una cosa allucinante soltanto a pensarla che viene tolta l'emittente. Io per conto mio dico ci sono tante cose da togliere proprio perché non fanno niente, ma insomma la televisione nostra va avanti, ma va avanti con tante persone. Persone che chiamano, persone che danno la loro voce. Lasciate stare le persone che fanno vivere l'altra gente e quelli che ci lavorano dentro. Io l'ho letto sul giornale, sono stata tanto male che mai. Io 24 ore su 24, anche la notte, quando mi sveglio che dormo, io ho sempre Telecittà sotto gli occhi. Perciò dico, perché dovete togliere queste cose alle persone? Mi spiace veramente perché soprattutto è una televisione pulita perché tu guardi 24 ore al giorno questa televisione e vedi solo musica, dove a una certa ora la sera puoi girare qualsiasi canale e trovi solo porcheria. Tanto va la so che sono da sola, la sera ve vado sempre, mi piace che si canta un cammino. Madonna, ma sto governo cosa fa? Sto governo maledetto che non si fa dare mingo, scusa, da chi fa dare mingo. Ma guarda che l'altra, invece dare lavoro a gente che vuole vivere con quello, non ho capito che parole qua, a me dispiace per voi altri, chissà che vada bene, dai Patricia. Beh. Io molto dispiaciuta per questa situazione e vorrei che invece di chiudere la Telecittà si chiuda altri canali che invece fanno delle cose veramente schifose. Anche per me è una compagnia veramente di tutta la giornata, di tutta la mia giornata, specialmente in questo periodo
Chiamo da Treviso, sì. Stavo ascoltando che tirano via Telegità, è una vergogna. C'ho anch'io mia sorella di 96 anni quasi che la guarda tutti i giorni, veramente una vergogna. Perché non vanno a tirare via qualcosa a Roma, che è meglio? Sugli altri programmi fanno altro che parlare di coronavirus, di sempre quello. È veramente una vergogna. Dove tieni un po' allegra la gente di una certa età. La guardo tutti i giorni, alla sera quando vado a letto, è una vergogna, dai. Felicità. Io che conosco tutte le orchestre, perché abbiamo trasformato a ballare per 40 anni con mio marito, adesso non c'è più, poverino, ma guarda che un po', che rompi, è meglio che non dica qualcos'altro. Il mio auguro è quello che sta succedendo, che non venga. Speriamo, perché dai, sia volte... nostra compagnia delle persone sole. Vedi, dico giorno tutti... e notte. Ma lo sappiamo. Speriamo che ti riesci a sistemare la situazione, ma questo mondo che gira così brutto, ma in ogni modo mi ti faccio tanti e tanti auguri. Queste sono le voci di alcuni telespettatori che si sentono privare di una televisione locale vicino alle famiglie, vicino alle persone anziane. Una TV che da 40 anni entra nella quotidianità di persone che si sentono parte di un gruppo, perché il ruolo di una TV locale è anche questo, raccontare il territorio ed essere vicino alle persone. Negli anni Telecittà, con le notizie, ma anche e soprattutto con l'intrattenimento, ha reso parte attiva il pubblico, promuovendo un'attività sociale radicata e ben voluta da migliaia e migliaia di persone. E quel pubblico oggi si sente privare di un loro diritto, così come noi ci sentiamo privare del diritto a lavorare, perché le TV locali creano posti di lavoro. Viene meno anche il pluralismo informativo. Tanti diritti che coinvolgono più soggetti e che oggi diventano vittime di una legge che non ha saputo tutelare realtà economiche, imprenditoriali e editoriali del nostro paese. In Veneto, come Telecittà, ci sono numerose realtà come la nostra, Caffè TV 24, Canale 68, Company TV e altre. Televisioni locali costrette a spegnere i loro segnali dal prossimo mese di marzo e aziende che dovranno chiudere non per incapacità, ma perché nel processo del reforming delle frequenze non è stato tenuto conto che lo spazio messo a disposizione era troppo poco. Il sistema è stato preventivamente studiato e protetto in Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, ma in Veneto no. In Veneto, una delle regioni trainanti dell'economia in Italia, è stata messa a disposizione una sola rete di primo livello, con il drammatico risultato che tante televisioni locali, tra le quali Telecittà, dovranno spegnersi. Dunque, avete visto il servizio, avete sentito le voci dei telespettatori, vi abbiamo spiegato ancora una volta quello che sta succedendo a livello televisivo locale in Veneto. Parliamo ovviamente da giorni illustrando il problema, ma io voglio parlare con voi anche di possibili soluzioni, perché stiamo lanciando tantissimi appelli e insomma c'è chi ha ascoltato la nostra voce. Allora io volevo collegarmi immediatamente con l'onorevole Roberto Caon. Buonasera, onorevole. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, quello che riguarda il Veneto con queste TV locali che sono state escluse è un problema gravissimo. Certo che è un grande problema, perché vuol dire togliere l'informazione, vuol dire cercare di limitare l'informazione locale, il che mi sembra veramente un grave danno. E anche per quanto riguarda l'occupazione. Oggi stiamo tentando di tenere in piedi l'Italia facendo debito su debito, e nello stesso tempo andiamo a far chiudere delle aziende che fanno occupazione e informazione. Mi sembra veramente che stiamo andando dalla parte sbagliata. Esatto, questo era è stato evidente. Io già il 6 dicembre ho depositato un'interrogazione al Ministero capeggia, che fa capo a Giorgetti, e spero mi diano risposta entro breve tempo, ma martedì sicuramente parlo un po' in gergo parlamentare, a fine aula
chiederò informazioni di questa interrogazione. Spero anche di riuscire a creare la possibilità di portare una delegazione, cioè voi in delegazione al Ministero, proprio per sottoporre il problema, e spero che questo governo, che insomma ha tutte le buone qualità per poter portare avanti l'Italia, che non si fermi su queste cose. Vedo che mi avete prospettato anche delle soluzioni, le soluzioni ci sono, e a questo punto speriamo che il Ministero prenda atto e cominci a prendere in considerazione queste soluzioni che voi avete offerto. Ecco, anche perché poi si rappresenta anche una situazione, ne parlavamo stamattina anche durante un programma in diretta, siamo penalizzati, il Veneto, una delle regioni trainanti dell'economia in Italia, si trova penalizzata rispetto ad una Lombardia che di frequenze di reti a disposizione ne ha due, mentre in Veneto ne abbiamo una sola. Questo io non lo riesco a capire, perché non ci sia stata una richiesta da parte del Veneto diciamo per quanto riguarda due canali, si è limitata a uno. Questo veramente non è una cosa che non riesco a capire. Spero che anche la regione faccia la sua parte. Io è da poco che siedo, da qualche mese che siedo in commissione trasporti, perciò cercherò anche da questa commissione, che sotto certi aspetti anche la commissione diciamo così, che investe anche questo tipo di problema, di portare avanti e di far vedere che esiste un grave problema in Veneto. Io lo chiamo un grave problema in Veneto, che non può essere che così di punto in bianco uno decida di far chiudere delle aziende creando disinformazione e minore occupazione, cioè buon danno all'economia. Certo, guardi, sinceramente tutti noi che siamo coinvolti in prima persona in questo, immaginare che qualcuno, non per incapacità nostra, ma per delle regole che sono state applicate in maniera invalicabile, possano pensare che si chiuda a chiave un'azienda e si torni magari a casa. Ma ogni tanto ci penso a cosa sta succedendo, mi sembra quasi una cosa veramente fuori dalla normalità del nostro paese. Anzi, è un paese liberista che non deve imporre niente a nessuno, anzi su cose già che esistenti dire fai marcia indietro mi sembra veramente una cosa fuori dal nostro modo di vedere. Sono cose che succedono in Russia, queste cose qua succedevano in Russia, ecco, mi sembra una cosa fuori luogo dal nostro paese, e spero che i ministri e tutta la politica, insomma io sto facendo la mia parte come ho fatto vedere in qualche altro caso, e spero che risolvano e si risolva questo inghippo, perché io lo chiamo forse anche più un inghippo, perché se c'è la soluzione basta solo prenderla in considerazione. Allora, le sue parole sono rassicuranti, onorevole. Io mi auguro che poi ci sia anche un seguito a tutto questo, e noi ovviamente la contatteremo anche. Beh, magari... Io il seguito l'ho sempre dato alle mie battaglie. Basta solo pensare che oggi possiamo festeggiare che l'Alta Velocità Padova Bologna, che non era stata menzionata da 40 anni da nessuno, io l'ho presa, l'ho portata un po' in risalto in qualche maniera, sono riuscito a fare un lavoro certosino, ho fatto il giro dei ministeri, sono andato a parlare con vari esponenti del governo e sono riuscito a portare a casa un grande risultato, quello di farla mettere dentro nella famosa schede dei progetti di fattibilità. Diciamo che i costi benefici di quest'opera neanche si stanno là ad elencare, perché li ho elencati tantissime volte, però è un grandissimo risultato che adesso bisogna perseguire da parte della politica tutti assieme, e non le prevaricazioni o cercare di portare a casa che ognuno cerchi di portare a casa come posso dire la paternità. Oggi la paternità non serve a nessuno, serve solo portare a casa l'opera. Mi spiego meglio, ho fatto una grande battaglia, vedo che in tutti questi ultimi ore tutti dicono che sono stati bravi, in realtà qualcuno di questi era anche contrario a quest'opera, però fa niente, passiamoci sopra, l'importante è portare a casa l'opera. Però
cercare di portare a casa la paternità non serve niente a nessuno. Noi dobbiamo lavorare per il Veneto, siamo pagati per il Veneto, siamo pagati per portare a casa quello che ci spetta, che sinceramente in questi ultimi periodi non mi sembra che siamo trattati molto bene. Allora, onorevole, noi siamo sempre stati accanto a lei, anche quando lei aveva inizialmente avuto l'idea di questo grande progetto, quando ancora era proprio un embrione, e insomma pian pianino lo abbiamo visto crescere. Io posso solo ringraziare le TV come la vostra, come Telecittà, che mi hanno dato subito la possibilità di poterne parlare. In qualche caso qualcuno mi dava anche un po' di matto, diceva che stavo sognando. Bene, il sogno si sta realizzando e questa è sicuramente è una grande opera che andrà a sviluppare il Veneto in maniera totalmente diversa. Si parla di un 5 miliardi di intervento, 4-5 miliardi di intervento, perciò un grande cantiere che dà innovazione, dà uno spiraglio di futuro per i nostri giovani. Beh, certo, anche perché a loro bisogna pensare. In questo momento stiamo vivendo veramente una situazione noi, estremamente... Se sbagliamo questi passaggi qua, non possiamo dire che ha sbagliato qualcun altro. Pensare solo che i nostri giovani, ci siano delle famiglie che magari nella spesa sono molto oculate, anche troppo, per mantenere gli studi del proprio figlio, la società stessa per mantenere le università, le nostre scuole, ci impettiamo molto dei nostri soldi, delle tasse che vanno canalizzate per tenere in piedi lo studio. Abbiamo anche delle buonissime università. Nel momento tale che questo giovane si è formato, niente, non trova lavoro, non trova spazio, perché non abbiamo creato futuro, e ci va all'estero, magari questa è una bella testa italiana, in questo caso qua veneta, crea qualche idea, qualche brevetto, ci fa anche concorrenza a quelle aziende che hanno mantenuto le scuole in Italia per formarlo, cioè è esattamente un grande fallimento da parte nostra. Perciò dobbiamo assolutamente pensare ad un futuro che dia la possibilità di sviluppo e anche di un'economia che i nostri giovani abbiano il piacere di rimanere nel proprio paese. Allora, onorevole, adesso noi abbiamo dato così delle infarinature, l'abbiamo raggiunta, insomma, so che era impegnato in questo momento, quindi io la ringrazio per la disponibilità di questo momento. Magari la prossima settimana ci incontriamo. Sicuramente verrò nei vostri studi il venerdì o il sabato, lunedì prossimo, non di questa, del lunedì che viene, ma magari dell'altro. Però a fine settimana, sicuramente dopo gli impegni di Roma, creiamo uno spazio che vengo volentieri nei vostri studi, perché il risultato ottenuto all'alta velocità magari per tante persone è anche fatica da concepire, ma in realtà è un grandissimo risultato per il nostro, naturalmente c'è da lavorare, è il primo gradino, però insomma per fare la scala bisogna creare i gradini. Abbiamo fatto il primo gradino, ne siamo contenti, adesso dobbiamo mettercela tutta per creare quella scala, per portare a termine, diciamo così, questo grande progetto. Ecco, e qui si capisce poi anche l'importanza del lavoro delle reti locali, no? Che comunque danno hanno sensibilizzato il territorio, stanno portando questa informazione che qualsiasi altra televisione, magari di Stato, neanche lo farebbe. Noi rimaniamo con una informazione monca, cioè è difficile capire, dirglielo a qualche anziano, più qualche meno anziano, da domani non c'è più Telecittà. Mi sembra una cosa veramente che stiamo vivendo in un altro mondo. Spero che in qualche maniera di riuscire anche con tanti altri a sistemare questo vulnus che si è creato. Allora, noi contiamo su di lei e su Roma. Beh, su di me va bene. Ci sono anche tanti altri politici e spero che condividano le battaglie che cominceremo a fare per riuscire a portare a casa questi risultati, sia quello delle TV e sia per riuscire a portare avanti questa benedetta opera importante come ho descritto prima. Perfetto, io la ringrazio moltissimo, salutiamo. No, ringrazio io voi e faccio un saluto a tutti i telespettatori, grazie.
Grazie onorevole Roberto Caone, noi proseguiamo il nostro telegiornale, come avete sentito insomma ci ha dato delle notizie importanti, adesso noi continuiamo con un altro servizio, ritorniamo a parlare di Covid e di alcuni problemi che ci sono per molti cittadini che non sono vaccinati e che abitano nelle isole veneziane, sentite. Il problema degli spostamenti per i non vaccinati diventa sempre più complicato. A Venezia in tanti chiedono vaporetti dedicati, ma dall'amministrazione arriva il secco no. Il problema si presenta in particolare per chi non è immunizzato e vive nelle isole, che si trova nell'impossibilità di muoversi. Se in altre località gli spostamenti possono essere eseguiti con mezzi alternativi, a Venezia la situazione si complica perché l'unico mezzo a disposizione è il vaporetto. Su questo aspetto l'assessore alla mobilità è chiaro e afferma che non sono possibili deroghe. O i cittadini sono vaccinati o restano a casa. Dopo le gravi minacce rivolte alla direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, la Procura di Padova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Ogni elemento di quella lettera contenente un proiettile delle minacce gravissime è sotto esame in questi giorni. Intanto Antonella Viola è stata posta sotto scorta da subito. Gli investigatori del commissariato di Mestre hanno duramente lavorato nell'ultimo mese e mezzo, riuscendo a individuare un gruppo di rapinatori che imperversavano a Mestre in zona stazione e lungo Corso del Popolo e che stavano creando non pochi disagi a residenti e viaggiatori di passaggio. In quest'ultimo periodo infatti si era registrata un'impennata di reati predatori commessi da soggetti che in modo spregiudicato, a volte anche armati di taglierini e altri oggetti taglienti, aggredivano i passanti anche con il solo scopo di racimolare qualche spicciolo. Gli agenti, grazie ad una non facile indagine, sono riusciti a individuare ben 8 soggetti dediti a questa attività, mentre altri episodi sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Tutti i rapinatori, apparentemente senza punti di contatto tra di loro, agivano con lo stesso modus operandi, ovvero avvicinavano le vittime con una scusa per sottrargli poi con la forza o con le minacce il telefono cellulare, piccole somme di denaro che avevano in tasca per poi darsi alla fuga. E adesso è arrivato il momento dedicato alla storia e allora arriva la nostra esperta, anche lei un volto di Telecittà, Marisa Sottovia. Ben ritrovati con la storia, oggi parliamo del Comelico, località nel cuore delle Dolomiti bellunesi con secolari tradizioni e usanze. E allora conosciamo questo territorio che si compone di 22 comuni che formano la magnifica comunità del Calore della provincia di Belluno. Ha un'estensione, il territorio, di 1.427 km² e una popolazione di circa 30.000 abitanti. Il toponimo deriva da Catu, derivazione celtica, che per alcuni significa battaglia, per altri invece roccia forte. Il Cadore si divide poi in subterritori, il Comelico o Alto Cadore, poi Centro Cadore, poi ancora Valle Piave, Sappada e la Val Boite. Qui si parla il ladino, poi ancora ricordiamo che è attraversato dal fiume Piave ed è un territorio ricco di laghi come Auronzo, Comelico e poi ancora Lago di Misurina e delle Tose. Inoltre vi sono delle catene montuose famosissime, ricordiamo l'Antelao, poi ancora il Cristallo, le Tre Cime dell'Avaredo e poi le Tofane e la bellissima Val Visdende. Il Comelico ha origini antichissime, qui vi è stata la presenza degli Eugani, poi dei Reti, poi ancora dei Paleoveneti, ma poi successivamente arrivarono anche altri popoli, gli Eruli, i Franchi, i Longobardi e anche gli Ostrogoti. Successivamente, andiamo avanti, 1420, questa comunità si diede al governo della Serenissima, appunto per ottenere una forma di autonomia, e sarà poi la sede nel comune di Pieve di Cadore.
Ricordiamo che in questo comune poi c'è una casa museo famosissima perché appartiene a un gigante della pittura, Tiziano Vicellio. Ma ci sono anche altri musei molto importanti, ricordiamo il Museo delle Nuvole sul Monte Rite a Cibiana. Cadore significa anche occhialeria e infatti è la culla di tale attività, iniziata esattamente nel 1878 a Caralzo. Quindi le Dolomiti ricordiamo ancora che sono bene dell'UNESCO e che sono veramente di una bellezza straordinaria, forse le più belle del mondo, un vero incanto. E adesso uno sguardo alle previsioni del tempo. Sabato si completa il transito da ovest di un esteso fronte freddo seguito da una breve rimonta anticiclonica. Domenica si approfondisce una saccatura con aria fredda in arrivo da nord-ovest. Gli effetti sulla nostra regione sono però modesti per la presenza della barriera alpina e si limitano a temporanee fasi nuvolose e qualche possibile leggera precipitazione con eventuale nevicata rischio fino a quote abbastanza basse. La pressione e la stabilità torneranno poi ad aumentare. È tutto per questa edizione del telegiornale dal nostro Veneto. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata.